V treh dnevih Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana se je na modni brvi skozi 330 različnih izhodov predstavilo več kot 20 tujih in domačih oblikovalcev. Letošnja predstavitev modni smernici je bila še posebej bogata in lepo pripravljena. Navdušila je radovedneže, kupce, strokovnjake, novinarje, skratka vse prisotne. Seveda za vsakim velikim dogodkom stoji tudi zelo dobra ekipa, kreativnost pa ostaja gonilna sila. Predvsem prva in osnovna stvar je izbor dizajnerjev. Natančen, glede na to, da so dizajnerji iz pač različnih koncev, jaz zadeve spremljam, upoštevam mnenje tistih, ki jim verjamem, da so dobri, in s tem se začne. Ko dobimo enkrat potrditev število dizajnerjev, začnemo s pripravami, glede prostora, glede tehnike, glede vsega komunikacije, glede tujih novinarjev in vsega. Tako da zadeva je kompleksna, traja kar od enega do drugega. Najbolj pomembno je to, da smo na prvem Fashion Weeku dejansko imeli samo eno modno revijo, ki je bila kompleksna revija, ki je imela vsaj 20 kosov, ne, ki je imela močno sporočilnost in je bila dodelana do potankosti. Ostale dizajnerje smo takrat predstavili z 7, 8 kosi, kar nekaj njih, ne. No, sprememba je seveda očitna, ne. Naše revije postajajo močne zgodbe. Dizajnerji, kot si videla sama, pripravijo 15 do 20 kosov. To na konc koncev so mehne kolekcije tudi globalno, ne? Mislim, sej ni to Chanel z 120 kosi, ampak približno nekako računamo, da je 20 za ta prostor in za njihovo pot oziroma predstavitev naprej in komunikacijo z globalnim trgom dovolj. Ne? Že vrsto let poznamo v vlogi fashion direktorja oziroma človeka, ki res v nulo organizira vse te modne dogodke. Pa bi te hotel vprašati pri tvojem delu in ustvarjanju, katera je tista stvar, ki te še vedno navdušuje in ti daje dejansko elan, da greš naprej? Mene, kot sem že večkrat povedal, navdušuje samo kreativnost. Kreativnost ljudi, s katerimi potem ta dogodek delam. Vedno me je to, vedno me fascinira ustvarjalnost, kreativnost, originalnost, volja, dobra energija. Predstavitev domačih dizajnerjev je navdušila tudi tuje medije. Italijani so bili denimo presenečeni nad visoko kvaliteto dogodka in ročnim delom. Slovenski dizajnerji so jih popolnoma očarali. Un po' un'impressione a caldo per quel che riguarda questa settimana della moda di Lubiana, sono due giorni in realtà, due ma molto pieni, intensi. Pieni, e devo dire ritorno in Italia e dopo a Beirut dove in questo momento vivo, contentissimo perché veramente non credevo, cioè una realtà veramente bellissima, devo dire veramente complimenti a questa regione, la Slovenia e al Fashion Week di Mercedes-Benz e delle realtà pazzesche, mix di tessuti. Una cosa, ecco appunto, mi piacerebbe, posso fare io una domanda, ma le istituzioni aiutano questi giovani, queste creazioni, questi giovani talenti, le istituzioni appunto che dovrebbero aiutare questi ragazzi, fanno qualcosa per loro? Perché questo qui è una cosa che no, cioè noi fungiamo un po' da ponte, no? Anche come testata, come You Fashion. Mi piacerebbe, ecco, appunto, che ci fossero dei sbocchi per questi ragazzi che hanno una creatività incredibile, veramente. E, non so, ecco, appunto, questo qui, cioè, lo Stato aiuta questi ragazzi. Allora, è una realtà piccola, ma mi sembra molto, come dire, concentrata su comunque un obiettivo, cioè quello di farsi anche riconoscere, cioè avere un'identità. L'identità la possiamo trovare, in effetti alcuni hanno dato dei precisi segnali, quindi già magari dal nome di una collezione si capisce che va in una tradizione proprio del paese, quindi gli metti il nome tipico, ricorda magari una leggenda, una storia che rimanda alla storia appunto del paese, per cui diciamo un'identità loro cercano di averla ed è giusto che sia così, perché così si configura, ecco, all'interno anche di
di una, come dire, appunto un'identità moda anche di un paese, sebbene piccolo, però con tanta voglia di crescere, anche con quella creatività e anche quelle novità che possono darci a livello internazionale. Majhna je ta naša država, a vseeno premore veliko lepega in vsakič znova navdušuje tiste, ki jo obiskujejo, tudi zaradi mode.